Benvenuti su Rome Tokyo One Way, sono Claudia. Nel video di oggi vorrei parlarvi un po' di due frasi che poi sono dei concetti profondi che impermeano la mentalità giapponese e che sono il Gaman Suru, ossia tollera, sopporta, e Shikataganai, che viene anche spesso abbreviato in Shoganai, ossia non c'è niente da fare, è così. E queste due frasi le sentirete se venite in Giappone a vivere o a studiare. Le sentirete spesso, molto spesso, vi saranno anche dette molto spesso. E secondo me è praticamente un serpente che si morde la coda, ovvero non c'è niente da fare, quindi sopporta, sopporta perché non c'è niente da fare. È così. Quando io sono arrivata qui, ogni volta che mi venivano rivolte queste frasi, sinceramente mi davano ancora più il nervoso. Se ero nervosa per qualcosa o qualcosa mi dava fastidio, mi irritavano ancora di più. Col tempo, invece, diciamo che sono giunta a delle considerazioni e essendo considerazioni mie, non vuol dire che debbano essere per forza esatte. Tuttavia, per alcune cose sono riuscita a far mio questo concetto, tanto che mi ha anche aiutato molto in alcune situazioni particolari della mia vita. Allora, questo fatto del scusatemi, Shoganai, cioè non c'è niente da fare, si può vedere nella, ad esempio, quando qui ci sono dei disastri naturali, eccetera, se avete notato, la gente è molto composta, non, sì, soprattutto quando magari ci sono vittime, si perde qualcuno di caro, eccetera, non è che la gente non soffra, però probabilmente avrete notato le reazioni differenti dei giapponesi rispetto a quando accade un disastro naturale magari in altri paesi. E questo si è visto anche nell'atteggiamento dei giapponesi dopo che hanno perso la Seconda Guerra Mondiale. Quindi loro in pratica applicano continuamente nella loro vita questi due concetti. E io sinceramente li trovo, come posso dire, validi in alcuni casi, essendo italiana, europea, diciamo occidentale. Per gli occidentali è un po' difficile riuscire a capire e a giustificare questi due concetti. Io mi sono chiesta, ma è possibile che tutti i giapponesi siano d'accordo con sto tollera e non c'è niente da fare? È possibile che nessuno, no?
Allora mi sono un po' fatta un giro sul web cercando alcuni blog e vedendo un po' se trovavo qualche informazione in più. E ho visto, ho notato, scusatemi, che alcune persone magari scrivevano: "Non voglio più far parte del club del basket, ad esempio a scuola o all'università, oppure non voglio più lavorare per questa azienda, voglio cambiare lavoro", cosa che, no, non ti va più di frequentare il club del basket, ma che ti frega, no? Non ci andare più. Chi te lo fa fare? Sarebbe la prima risposta, no? Che avrei dato io. Sul fatto di cambiare lavoro, magari uno dice: "Vabbè, cerca, se trovi di meglio, cambia". Di meglio, oppure qualcosa più consono alle tue esigenze, alle tue aspirazioni, o che magari lavori meno ma guadagni più tempo libero per magari dedicarti a quello che ti piace. Scusate, mi devo prendere un po' d'acqua. Ok, tornata la voce. Leggendo le risposte che venivano lasciate sotto questi post, sono rimasta abbastanza stupita perché, ad esempio, al ragazzo a cui non piaceva frequentare il club del basket, molti hanno scritto: "Sei un perdente", ossia della serie: "Non ti piace, prendi e te ne vai", oppure: "Se te ne, come per dire, no? Se lasci, se ogni volta che qualcosa non ti piace lasci, sei un perdente, no? Nella vita. Gli altri non ti considereranno più, ti vedranno di cattivo occhio". Mentre sotto il post della persona che scriveva che desiderava cambiare lavoro, molti hanno scritto: "Dice, ma come? C'hai un contratto a tempo indeterminato, sei entrato in una buona azienda e te ne vuoi andare, ma che pensi che da un'altra parte dice sia diverso? E poi pensa a tutti i problemi che vai a creare, a tutte le preoccupazioni che vai a dare alla tua famiglia". E quindi ho notato che se non sei disposto a accettare alcune cose, gli altri ti guardano in maniera diversa, cioè è come se venissi escluso, diciamo. Nella società giapponese la cosa importante è essere appunto gruppo, tutto un insieme, e soprattutto la società deve essere armoniosa. Quindi non viene tollerato colui che magari si lamenta in continuazione, oppure diciamo si lamenta e crea disagio, crea maretta, diciamo. Bisogna essere tutti creare un'armonia nella società, e quindi qui subentra appunto il concetto di Gaman Tsuru. In un video che ha fatto lo youtuber, un italiano in Giappone,
Lui ha fatto una considerazione molto profonda che si lega poi a questo discorso riguardo ad esempio il fatto del perché molte donne giapponesi, se non tutte, nella metro oppure negli autobus, eccetera, quando magari vengono toccate, molestate, non dicano niente proprio nel fatto che se loro iniziano a dire ah, mi hai molestato, oppure iniziano a fare una scena come faremo magari noi occidentali, cosa succede? Succede che alla fermata dopo parte deve arrivare qualcuno sul metro del personale, poi devono alla stazione successiva fermano il treno, fanno scendere le persone coinvolte perché deve andare alla polizia a fare la denuncia, eccetera. E questa è la cosa chiaramente logica e giusta da fare, giusto, chiaramente. Tuttavia, per tutte le altre persone che sono sul treno, tu crei un ritardo, tu crei un disagio. Quindi, spesso queste ragazze non dicono niente e fanno un gamin, cioè sopportano per non creare disturbo agli altri. So che può sembrare una cosa ridicola, una cosa che non si può concepire, ma se avete capito qual è la mentalità giapponese, da un certo punto di vista si potrebbe dire che è anche ammirevole, cioè queste ragazze si sacrificano per non far in mo per fare in modo che magari tu, che non c'entri niente, che stai seduto, che stai leggendo, che stai facendo i cavoli tuoi sul treno, non debba arrivare in ritardo al lavoro per causa mia che ho giustamente, magari denunciato o richiamato l'attenzione sul fatto che c'è un maiale che si sta comportando in maniera oscena. Quindi, per questo vi ho detto che è difficile per noi capire alcune dinamiche. E su questo fatto del sopportare perché è così, non c'è niente da fare, tuttavia, io l'ho trovato estremamente utile, diciamo, come si può dire, assorbire, fare mio questo concetto in occasione sia della morte di mio padre che sia della morte di mia madre. Cioè, ci sono alcune situazioni in cui purtroppo è così, cioè non puoi fare niente. Il lutto è una cosa che devi in un certo senso accettare. So che può essere quello che dico una cosa magari forte, perché uno magari perde un figlio, perde un bambino piccolo, oppure sono cose che non. Però il fatto è che quando nasciamo, l'unica cosa certa che sappiamo è che prima o poi dovremo morire. Certo, uno
spera che i propri cari vivano il più lungo possibile, che i genitori muoiano prima dei figli, che i figli, i bambini possano diventare grandi, fare la loro vita, avere a loro volta bambini, invecchiare, avere nipoti, morire. Però non è purtroppo sempre così. Non possiamo neanche sapere il perché non sia così. Sappiamo solo che purtroppo si muore. Si muore, non c'è niente da fare e quindi anche bisogna poi elaborare, cioè sopportare, tollerare questo dolore perché parte della vita. A me personalmente ha aiutato tanto nell'elaborare il lutto. Vi ho detto, sono concetti che esulano, diciamo, da quella che è la nostra mentalità. Un altro esempio che vi posso fare è il fatto che in Giappone di solito bisogna, come si può dire, essere forti, nel senso che sopportare appunto, anche con le amicizie. Si possono avere amici, certo, si possono avere amici, ma non di solito. Tu a un amico in Italia, ad esempio, dico, porto il mio esempio, se io ho un problema con chi parlo, o con un familiare, o con un amico, un'amica, e a loro volta loro, se hanno dei problemi, parlano con me, cercano conforto, perché anche alle volte solo parlare dei propri problemi già aiuta psicologicamente, emotivamente, eccetera. Tuttavia, quando si ha, ad esempio, un amico in difficoltà, e sono delle cose, magari dici, il mio amico ha dei problemi economici, io posso dargli una mano. Gli dai una mano. Ma se il tuo amico ha dei problemi del tipo, la moglie lo ha lasciato, oppure la tua amica ti viene a dire, mio marito ha l'amante, ho problemi per questo, ho problemi per quest'altro. Sono tutte cose che, oppure sono triste perché ho questo problema, o tu ne soffri, giusto? Di solito se è una persona a cui vuoi bene, a cui tieni, tu cerchi di aiutare chiaramente, cerchi di essere lì, di essere presente, eccetera. Però nel sentire queste situazioni alle quali tu non puoi, diciamo, effettivamente dare un aiuto concreto, no? Tu scusate, in pratica soffri perché il tuo amico soffre e ti carichi dello stress aggiuntivo. Allora, se vivete in una società stressante, o avete già i vostri problemi e dovete gestire i vostri problemi senza
come succede in Giappone, senza dover dar fastidio agli altri. Quindi tu non ti vai a fare queste confidenze agli amici, perché gli amici ci avranno i loro problemi da risolvere. Quindi, come posso spiegare? Mentre magari da noi è, diciamo, regola, no? Che si possa avere questo scambio, dal quale però tu ricevi un carico di stress e di, come si può dire, drenaggio di energia. Qui ognuno si tiene i suoi problemi, perché io non ho bisogno di caricarmi anche dei tuoi, altrimenti flippo. E poi, per carità, ci saranno anche delle persone diverse, delle persone, intendo qui, scusatemi, che ti ascoltano, che magari provano questa empatia, tuttavia non rimaniate sorpresi se vi dicono: Gamanchte shoganai. E lì vuol dire, cioè, se vi dicono Gamanchte shoganai, chiudete il discorso, perché già si vede che non, cioè, non mi dire più niente, non lo voglio sapere. Allora, non so, sinceramente, perché io ho letto anche da qualche parte che non bisognerebbe avere amici, perché gli amici sono un carico in più che ti metti sulla coscienza nel tuo percorso, diciamo, e ti limitano, diciamo, nel tuo percorso. Però non è che sei sempre tu che ascolti gli amici. Nel momento che hai bisogno tu, gli amici ascoltano te, cioè, come sono, credo, visioni diverse, sono concetti diversi, sono modi di vedere la vita diversi. Io adesso qui purtroppo sto facendo un gran caos cercando di farvi capire come ho percepito questa cosa io qui, ma sulla mia pelle l'ho visto. E magari uno rimane anche, no? Adesso non voglio entrare nel dettaglio, però per dire, ci sono stati degli atteggiamenti di persone che avrebbero dovuto sostenermi, diciamo, mi aspettavo che mi avrebbero sostenuto in un momento di una grave perdita, che invece non hanno mostrato nessun tipo di empatia. Ma capisco il perché lo abbiano fatto. Cioè, sono riuscita ad arrivare a comprendere il perché. Cioè, non è che non mi vogliano bene, non è che non freghi niente loro, però a un certo punto ci sono cose nella vita, come vi ho detto, che bisogna accettare. Bisogna accettare. E quindi poi bisogna farsi forza, farsi
farsi forza e andare avanti senza andare a pesare sugli altri. Io chiaramente non voglio dare un giudizio su quella che è la mentalità, il modo di pensare giapponese, perché se per loro va bene così, funziona così. È una loro scelta. Io non sono giapponese, quindi non metto bocca. Tuttavia, come vi ho detto, alcuni aspetti di questo, accettare le cose per come sono e soprattutto di sopportare, tollerare, forse applicati in alcuni settori della nostra vita ci aiuterebbero anche a vivere meglio. Ad esempio, noi tendiamo, anzi diciamo io tendo, perché poi dopo magari dice parla per te, ad agitarsi o a lamentarsi per cose anche banali o per cose che comunque, cioè, è successo così, cioè, inutile che ti lamenti, la situazione è così, cioè certo, cerchiamo di risolvere la situazione, poi dopo tutt'al più uno vede e fa in modo che non ricapiti di nuovo, però stare lì solamente a lamentarsi non ti crea solo nervoso, ti crea ulteriore nervoso e crea ulteriore scompiglio e disagio agli altri. Quindi, cosa dire? Non so se questo video poi alla fine vi abbia trasmesso qualcosa. Fatemi sapere eventualmente nei commenti, o fate un altro video in risposta o dicendo la vostra opinione su questi due concetti. Io vi ho detto quella che è le mie considerazioni, diciamo. Ad ogni modo, il video è già troppo lungo. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e spero di vedervi nuovamente sul mio canale. Alla prossima volta, buona serata.